Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Allora, com'è finita con l'attivazione del Volte su PosteMobile? Per chi mi segue, ho realizzato un video un mese fa circa dove ho dimostrato che nonostante io abbia eseguito tutte le operazioni richieste scritte nel sito per attivare il mio iPhone 8 che ho scelto apposta in quanto uno smartphone datato ma presente nelle liste di compatibilità di PosteMobile per il Volte, ho seguito tutte le operazioni per attivarlo. Nelle FAQ c'era scritto che una volta attivato da smartphone il Volte, entro 72 ore sarebbe stato attivato il servizio. Bene, andate a vedere il video precedente dove vi racconto la storia di quando li ho contattati perché ancora non era attivo. A distanza di più di un mese il problema non si è ancora risolto. Devo fare una premessa: molti di voi dopo quel video mi hanno contattato dicendo che a loro il Volte funziona. Funziona specialmente sugli ultimi Samsung e gli ultimi modelli, quindi degli scorsi anni di iPhone. Però, siccome nella lista di compatibilità c'è scritto anche l'iPhone 8, a distanza più di un mese nel sito c'è scritto chiaramente che per attivarlo sarebbero passate 72 ore dal momento in cui si sarebbe cliccata sull'abilitazione al Volte dal menu dello smartphone, e dopo più di un mese ancora nulla. Allora, cosa ho fatto? Li ho contattati ieri, cioè ieri. 2 giorni, 3 giorni fa, mi ha risposto una operatrice, questa volta molto gentile, ha preso nota, ha fatto la segnalazione e mi ha detto che entro 2 giorni mi avrebbe contattato il servizio tecnico per avere spiegazioni. Beh, mi ha chiamato il servizio tecnico dopo 2 giorni, mi ha risposto un'altra signora molto ben educata, dicendomi che, le SIM stanno per essere attivate piano piano e non tutto in un colpo perché non, la rete, la struttura non potrebbe reggere il colpo. Bene, questa è una cosa logica, una risposta normale. Quello che io contesto però è perché allora avete scritto sul sito che per l'attivazione del Volte c'era la procedura di attivare appunto sui smartphone compatibili, attenzione perché c'è la lista dei smartphone compatibili, quindi l'iPhone 8 fa parte della lista degli iPhone, dei smartphone compatibili, quindi di abilitare il Volte dal menu e dopo 72 ore si sarebbe attivata. Benissimo, perché scrivere una cosa del genere che le persone ovviamente seguono e poi non hanno un riscontro? Ripeto, non tutte, perché molti di voi mi hanno segnalato che si è abilitato, ma altrettanti mi hanno segnalato che non si è ancora abilitato. Bene, è passato più di un mese, la gentile signora che mi ha chiamato per ultima, esattamente ieri sera, mi ha detto che devo ancora pazientare perché ci vuole tempo affinché tutte le SIM vengano attivate. Ripeto, è una cosa normale, accettabile, specialmente per chi ha 5 milioni di SIM attive, che vengano sulla rete tutte attivate questo servizio, perché tutto in un colpo non è possibile. Infatti non sono neanche tutti gli smartphone compatibili. Ma perché nel sito dare delle indicazioni false? Perché dire questo smartphone è compatibile e entro 72 ore sarà attivato il Volte? No, questa non è correttezza ed è giusto che io lo segnali. Benissimo, quindi io mi aspetto anche dei vostri commenti, fatemi sapere, specialmente se anche a voi non vi si è attivato il Volte. Ovviamente dovete verificare che il vostro smartphone sia nella lista, sempre nel sito di PosteMobile, compatibile con il 4G Volte. Se così fosse, fatemi sapere se anche voi siete nella stessa situazione. Io, vi invito, se vi piacciono i miei video, ovviamente a iscrivervi al canale, cliccare la campanellina, lo dico sempre, in modo da poter supportarmi, mettendo anche i like sotto a ogni mio video. Il miglior modo per supportare uno youtuber è iscriversi al canale.
vedo che purtroppo lo fanno in pochi e mi seguono in tanti. Quindi se mi seguite, che cavolo vi costa cliccare quella maledettissima campanellina e fare l'iscrizione? Per me è molto importante, se no rischio di fermarmi. Vi ringrazio per l'attenzione, vi ricordo che sono sempre disponibile su Instagram per consulenze, per scambiarci dati, informazioni e rilascio delle storie per darvi informazioni sia sui miei lavori in corso o su notizie che non richiedono video in particolari, quindi di realizzare video, e anche qualcosa che riguarda la mia vita personale. Io vi invito anche a contattarmi tramite il numero WhatsApp, perché anche lì vi rispondo e vi do consulenza. Eventualmente c'è anche la mail, tutto giù in descrizione. Vi ringrazio per l'attenzione, al prossimo video, un abbraccio e un saluto da Giuseppe.